Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi non guido io, oggi guida la Chiara. Sta facendo un po' di pratica con la mia macchina, sta imparando a usare un po' la mia macchina perché ci stiamo preparando per un nuovo viaggio. Ragazzi, però non so se mi sentite col finestrino aperto, mi sa che c'è un po' di vento. Detto questo, oggi sono in vesti un po' diverse, un po' nuove, perché insomma è primavera, quindi ho fatto un po' di cambio di look. La Chiara mi ha detto: guarda, mettiti questa giacchettina bellina, va bene, mettiamoci, insomma, fa un po' rapper secondo me, quindi va bene, seguiamo il tuo consiglio. Allora, ora ci fermiamo un attimo e così vi dico chi ha vinto e vediamo anche i nuovi candidati. Nuovi candidati, oh yeah, partecipanti. Il nemico, ragazzi, guarda quanto polline. Il nemico. Bene ragazzi, siamo qui riuniti oggi per scoprire il vincitore del nostro contest di oggi. Allora, il vincitore è... un rullo di tamburi. Oh. Marco Perin. Oh yeah, complimenti, complimenti Marco, complimenti. Marco Perin, trovate il link in descrizione del suo Instagram. Andiamo a sfondare il suo Instagram. Bene, passiamo a commentare la foto. È uno scatto molto Tumblr, se così possiamo definirlo, non nel nostro gergo ormai, dato che ormai qui tutto è Tumblr su questo canale. Le luci sono molto belle, mi piace questa luce un po' nostalgica, post tramonto, a me piace. La utilizzo anch'io nei miei scatti perché innanzitutto ti rende le ombre super morbide e poi ti crea proprio un'atmosfera un po' nostalgica, secondo me, un po' malinconica. Questa luce un po' viola è un punto che mi piace di questa foto. Un elemento che non mi convince molto della foto è che forse è un po' sottesposta, cioè si vanno a perdere un pochettino i dettagli forse. Poi un po' stretta l'inquadratura, forse avrei presa un pochettino di più, un po' più aperta. E poi le luci rosse forse le avrei fatte di un altro colore, perché chiaramente si percepisce se sono un po' finte queste luci, no? Cioè queste qui su questo edificio, perché si vede che in realtà non c'erano. Una foto molto stile Majestic, secondo me. Avete presente il canale Majestic, c'è le canzoni, sì, c'è queste foto un po' così, no? Ci starebbe bene, secondo me. L'avrei resa un po' più violetta rispetto che più rossa, perché il rosso, insomma, ha sempre un peso molto forte nelle foto, il colore rosso. Secondo me, per rendere l'immagine sempre più un po' malinconica, avrei mantenuto quel violettino un pochettino, un po' blu, un po' più fredda. L'ho fatta un pochettino più fredda. E poi prenderla leggermente più da lontano. Una bella cosa sono le luci sfocate. E quindi mi piace, penso che l'avrei votata anch'io. Non so, se posso permettermi, un'altra foto che io avrei votato è quella della barca sulla nave presa da dietro verticale, non mi ricordo il numero, forse 17. Io ho votato un'altra foto, però ero indecisa sinceramente. Ah, hai partecipato anche tu al contest? Certo, ho partecipato. Io ho votato la numero 7, mi sembra, quella con la neve e le funivie. Mi piacevano tanti colori, però ero indecisa se votare questa. Quindi te hai fatto da partecipante, da assistente, da commentatrice, da partecipante tutto. Sì, che hai partecipato votando, votando. Da votante. Io la mia foto non l'ho mandata. Ah, non hai mandato la foto, no. Ok. Quindi ragazzi, il commento su questa foto finisce qui. Trovate in descrizione il link del Instagram di Marco. E ora passiamo alle foto di questa settimana. Ragazzi, siete pronti? Io sono super carico per vedere chi vincerà questa settimana. Allora, queste qui sono le 20 pictures of the week. Bene ragazzi, queste qui sono le 20 pictures of the week. Allora, per votare scrivete un commento sotto questo video con scritto il numero della foto corrispondente. Un commento a testa. Allora, invece per partecipare dovete mandare la vostra foto alla email in descrizione. Tutti coloro che hanno mandato le foto fino ad ora, io non è che le ho scartate, vado in ordine cronologico, quindi non è necessario rimandarmi la foto, non me la rimandate, perché io prendo in considerazione le foto partendo dalla prima all'ultima, quindi non c'è bisogno di rimandarle. Ci sono più di 500 foto, ve lo dico subito, quindi se non siete nel contest è perché ancora ci devo arrivare, quindi non me la rimandate, perché io vado in ordine cronologico. Quindi ragazzi, poi c'è chi mi ha detto: Walter, metti in palio qualcosa in questo contest, metti in palio le tue texture, le tue stampe. Tutto cazzo. Io non posso mettere in palio il mio corpo, però posso mettere in palio le mie stampe, insomma qualcosa. Quando raggiungeremo 10.000 iscritti, allora metterò in palio qualcosa ai contest. Quindi ragazzi, basta e ripartiamo.
Ma sta sulla cintura. Sì, ora la allaccio. Ragazzi, guardate che calze cool c'ha la Chiara. Sono rotte. Di già. Guardate. No, rotte di buono. Erano bellissime, infatti ora le ricompro. Il nostro contest, il nostro channel fa fulmini e saette, ragazzi. Rotti. Rotti, vabbè. Sì, aspetta, Chiara, ci sei? Si parte di domani mattina. No. Non si è spenta. No, no, un effetto, ragazzi, un effetto della videocamera. Ragazzi, siamo ripartiti, noi andiamo verso nuove avventure. Vi lascio le votazioni e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video. Ciao.